anni, no? Abbiamo in un'associazione, è stato coinvolto un avvocato che veniva utilizzato non solo per finanziare qualche viaggio per rifornirsi di cocaina, ma anche per smerciarla poi su un'imbarcazione che aveva nel porto di Soverato, soprattutto durante il periodo estivo. E mentre nell'altra organizzazione, oltre al titolare di un bar, e comunque gente che insomma, potrebbe non dedicarsi ad attività illecite di questo tipo, c'era anche un carabiniere che era funzionale all'organizzazione criminale. E questo è emerso soprattutto nel gruppo criminale, quello di Scozzafava e Sestito. Abbiamo infatti registrato e abbiamo denunziato, il GIP ha dato un capo di imputazione pure delle persone per una rapina effettuata ai danni di una tabaccheria. E poi anche erano dediti a furti e soprattutto ne stavano programmando diverse. E diciamo che alle loro programmazioni cercavamo di far corrispondere, poiché li tenevamo monitorati, una forte presenza della polizia che li dissuadeva dal porre in essere queste azioni delittuose.